terza, ci credevamo. Poi incominci da ragazzino. Ora, poi metti in considerazione questi tre verbi. Credere, obiettivo, combattere. Scusate. È finito. Cioè, io non esisto che devo credere. Comunque devo credere. È obbedire. Mi dici una cosa, devo credere. E tu mi dici sì, ma vai fuori, devo obbedire. In quel caso c'è il mio fucile, insomma. Combattere. Da ragazzini. Ve ne dico uno. Come si chiama? Maddiuccio, ciao. Fuori da casa di Maddiuccio. Se qualcuno non avrebbe, amico, conoscete, insomma, fuori quella casa, poi è rinnovata, stava scritto, largo ai giovani, come sentite parlare oggi dei giovani, no? Tutti i giornali parlano sempre dei giovani, bisogna vedere, no? E noi l'abbiamo trovato il largo, però i russi, i nati, un mare mediterraneo, e lì ci abbiamo lasciato molti dei nostri. E intanto questa frase veniva scritta su tutti i muri di Napoli, non è che si è scritta solamente a Bassisola. Il duce ha sempre ragione. E chissà, non ci vede mai una nota incazzata a parte la persona. Dico, si può stabilire che un individuo abbia sempre ragione. Sono dei filosofi che discutono sempre. C'è sempre da vedere la ragione quale può essere, no? E invece tu c'è sempre ragione, che è il capo del governo. Cos'è? E l'aratro, sappiamo che cos'è, no? Che braccia il solco. Ma è la spada che lo difende. Scusatemi. Che c'entra la spada e l'aratro, insomma? Io mi domando solo una cosa, questo contadino che usa la latte, poi insomma, non si è e abbiamo una buona spada vicina, che è da difendere con solo, deve difendere anche da difendere. Ecco, quando notate una frase di questo, e noi crescevamo con questa condizione. Vi ho fatto vedere la figura libera in moschetto, no? Ragazzini 10-12 anni. E io a 12 anni mi stavo sul moschetto, dovevo imparare come lo trattore, come si usa. Cioè ci sono cose, ma ce ne sono tanti che intanto noi eravamo i migliori del mondo. Noi eravamo superiori a tutti. Beh, si usava dire che un militare italiano, uniformato, cioè si usava dire che non era in grado per il fisico di fare il soldato, si chiamava riformato. Questo riformato, in Italia dice un riformato italiano vale 10 soldati francesi. A notare si paragoni. E noi ragazzi ci riempivamo di tante cose che non parliamo poi quando abbiamo attaccato la Russia, no? La vera Russia. I boscevi. Tutti gli antifascisti italiani vengono definiti sovversivi. Quelli che non credono, quella cosa credono, no? Invece no, bisognava credere solo alla camicia nera. Ora queste cose, vedete, ma ce ne sono tanti di morti. Oggi ti vuoi sapere una cosa? Come? Ma la zia può fare, no? Ma la medicina di Burascina. Aspetta, sai? Ho detto, tanto tempo fa, no? Ma la medicina di Burascina. No, veramente tanta. Soprattutto quando fanno crescere l'ignoranza.
L'ignoranza è la cosa più brutta che hanno creato da secoli. Vedi, l'ignoranza sa chi se ne serve, chi comanda. Più tu la piacere, più lui comanda. E ti intenta tante di quelle cose. Con me eravamo i grandi, ero i costruttori, ma gli scopritori. In Italia, solo perché Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, ma era tutto cosa mio. Devo per dire, no? Cioè, dove si serve ignoranza, si costruiscono favolette, chiamandole così, personaggi, a streghe è un rigore, invece ci sono le streghe, no, non ci sono le streghe, secondo i voi siamo le streghe. E una scelta, e te lo facevano comparire, soprattutto per chi che giocava con bancolotto, no? Di nome, vedi la cabala, una cosa, a smorfie, sai, ci stanno libri, ogni numero, ogni cosa, Natale 25, si usano, no? La cabala, è un libro. Oscello, quindi e non si accorge che lo vedo. Non una cena, non lo dico. Una cena, sono invece cospire. L'illusione di certe cose, di immaginazione, che porta a pensare che ci stanno certe cose che esistono. No, perché basta tu vedo, giustamente. Se ha un signore, dicono che il papà ha dato, o prende il papà a strada, o il papà a sera di mezzo passa, o prende la mezza buccia a sera di casa a letto. Ma non è che si dormiva quando camminava, aveva visto qualcosa, cioè, sognava. Ma a parte il fatto, tutte queste notizie sono spiritismo, diciamo, no? A me dicono che era comunista, dicono che era la sera di fare l'ancio e la villa. Non faccio niente. Ecco, c'è la buia. Ho detto, sulla strada di Valdraccio, dove sarà la villa del consigliore, che dicono che può mangiare con le mani dietro. Ci stanno tante cose che si cerca di distrarre. Invece, papà sta disoccupato. Poi inventiamo una cosa, può distrarre un po', perché non sta disoccupato. Dammi che sono ragazzi, non li può portare. Non comincia a... non è così. Sì. E comincia a dire qualche cosa che non piace. Allora invece, ti preoccupare, poi esce un lavoro, faccio il racconto, fesserie, e ti dice calma un po'. E allora si calmerà per un po'. Poi quando non vuole andare a volte ci sono dei tipici. Oh, allora il problema è l'immaginazione, ognuno invece no. Ognuno di noi piace pensare a qualcosa di bello, no? Perché? L'immaginazione. Nessuno di voi ha scritto poesia, no? Perché vi fa scrivere poesia? Scrivete quello che sentite, quello che pensate, senza preoccupazione. Ora, è necessario che voi uscite da una certa situazione, cioè questo modo giornaliero, la scuola serve a mettervi in condizione di imparare a leggere, imparare a scrivere, conoscere le cose, la vita, e come se un avvenimento eccetera, se vi ricordo quando la radio, sono riusciti con la radio a farci, non ricordo, era una ragazzina, no? Il fatto di poter sentire la radio, però andavi a sentire a casa di nonno, raccontavo, finché non si contava nella propria casa, ma televisione, un po' con più. Anche queste cose bisogna saperne fare oggetto serio. Non è che ci vediamo sui pazienti, ci vediamo sui film, no? Ci saranno delle notizie, non lo so, perché mi piace leggere direttamente, libri. Quindi non fare vicino a me. Però dico, se ci sono delle cose che servono anche per imparare, formarsi, perché oggi voi siete ragazzi, siete a casa, vado a mangiare, fastidio, mamma e papà si preoccupano di scarpe, c'è tutto un mondo
Poi man mano che crescete siete voi che cominciate a dire. Sappiate pure una cosa, e poi le scarpe sono per i piedi. Ma domande, che scienze ci sta a guardare i piedi? Quando gli scarpe? Cioè, cerchiamo di superare anche questo scoglio che sta di arrezzo con la televisione, ha reso tutti noi, con la sua pubblicità, che molte volte sono sciocchezze. Detto, quando posso dire una cosa da poco fuori di luogo, quella pubblicità che faceva per quanta gente correva dietro la carticina. E scusate, onestamente, insomma, è possibile che si arrivi con la pubblicità a farti vedere una cosa di questo genere? E tutto sta genere con cosa? Quando arriva a questo mondo, si compra mai la pubblicità, cagna e cagna. Ma non perché non è possibile che per presentarti un prodotto si ricorra a tanta strada genere, soprattutto a un buon prezzo. Poi aumenta il prezzo. E io, siccome dentro le tavole non ci preoccupano il prezzo, voi non ci state ancora a questo, no? Non mi interessa sapere il prezzo. È chiaro che i genitori ci diranno il prezzo. Ecco perché noi dobbiamo essere più vivi anche nella vita. Ma scusa, è vero che la scuola è venuta in conseguenza del terremoto, ma la scuola elementare, che ci ha messo. Sappiate che la lava vulcanica è arrivata nel 44, no? Si messe i ragazzi di guerra, come andavano a scuola? La volta in casa così, a via Carlo Raso, a Tostano, che metterà la bottega, no? Come si chiama? Martinetto, vicino, ragazzi che erano andati a casa. Dare classe su un altro posto. Ora, il problema, intanto, io sono arrivato a Massa, scusate, all'inizio dell'anno 50, abbiamo fatto una protesta, abbiamo bloccato le strade, perché che la scuola non si costruiva mai. E io sentivo, come gli altri, la mancanza della scuola. Ma non della loro figlia. Voglio dire, la scuola, bisogna capire che è una cosa indispensabile. La scuola ci è, nei momenti in cui impariamo a leggere, riusciamo a guardare con un manifesto un'altra cosa. I libri che si leggono poco, invece si trovano tante cose nei libri. Con computer sì, è importante la collaborazione, ma non è tutto, perché tanti libri si possono leggere, sono volati. Sono tante che ci danno tanto per distrarci. La televisione. Poi ci hanno avuto a mettere a chiangere che poi hanno perduto la televisione, no? E vabbè, ma noi non dobbiamo dimenticare la squadra quando gioca, dall'altra parte ci stanno anche 11 giocatori. E quindi è il gioco. Chiamiamolo ancora gioco.